Reclusi, guardie e direttore del carcere accomunati dalla fede. È quanto succede in una prigione in Argentina, dove la vita carceraria si basa su un modello religioso, evangelico in questo caso. Un esperimento che ha lati positivi ma che fa anche discutere. Il servizio è di Emiliano Guanella. Un carcere convento, la prima prigione neoevangelica dell'Argentina. L'unità 25 della Plata, 50 km da Buenos Aires. È la punta dell'iceberg di un movimento religioso in crescita e che proprio nei penitenziari ha trovato un importante serbatoio di fedeli. Dio perdonò al che robò un banco. Dio ha perdonato chi ha fatto una rapina, chi ha violentato, chi ha ucciso un poliziotto. Sono dei peccatori ma hanno il perdono di Dio. Quindi la terra invece le cose sono distinte, la giustizia che deve processare e condannare i colpevoli. 20 anni, 25 anni, l'ergastolo. Nel nostro sistema però ci basiamo sul dato spirituale, qui siamo tutti fratelli. Si canta, si prega, si lavora in piccoli laboratori artigianali. Non c'è musica né televisione e il campo di calcio è quasi sempre deserto. Ma non c'è nemmeno il clima di violenza che si registra nelle carceri comuni. Per molti è questa, più che la fede, la ragione che spinge i detenuti a chiedere il trasferimento. Molti vengono da noi per convenienza, non possiamo negarlo. Qui si vive meglio, c'è più sicurezza. Al tempo stesso, però, il programma giornaliero è così duro, dall'alba fino a tarda sera, che molto è difficile resistere fingendo. Se uno non ci crede davvero se ne va. José Luis Córdova è stato condannato all'ergastolo ancora minorenne per omicidio, rapina, sequestro di persona. Oggi ha 26 anni ed è il cervo, la guida degli altri reclusi, secondo la rigida piramide gerarchica che regola la vita dietro le sbarre. All'inizio pensavo che erano tutti dei matti che avevano perso la testa, ma poi quando sono venuto qui mi sono reso conto che il vero matto ero io. Sento che è stato il Signore in persona a toccarmi, a farmi rendere conto che ero una persona cattiva e a vedere il male che ho fatto prima di finire in carcere. Cristo è l'unica speranza, è il nome scelto dai detenuti per l'unità 25. Is like him lying in the land.